Oggi è una grande giornata di e-sport, a parte per la città di Milano, per il nostro paese, perché se andate a scaricare su internet cosa ha visto questa arena, questo stadio, come risultati, come storia, credo che sia un percorso quasi non paragonabile con nessun altro al mondo, perché innanzitutto c'è questo carattere di multidisciplinarità che parte da lontano, dall'inizio dell'Ottocento, addirittura con degli spettacoli che erano più vicini a quelli, se tu vuoi, degli antichi romani, battaglie tra le navi, tutti gli aspetti legati agli animali, che erano le forme del moderno entertainment. E poi sapete benissimo il percorso nel calcio, ma soprattutto nell'atletica. Una serie di record mondiali storici, di appuntamenti. La pista è meravigliosa. Io un giorno mi sono fatto accompagnare da Marco Fichera qui a vedere l'impianto che era già finito, mi sono emozionato, ho immaginato tante cose, non vi posso aggiungere altro, però secondo me potrebbe, uso il condizionale, uscire una grandissima idea. Bisogna capire la fattibilità che porta questo impianto a non solo a ritornare ai fasti, ma anche forse qualche cosa di più, però insomma fateci ragionare. Credo che ci sono i presupposti, ma questo è più giusto che ne parli il presidente della FIDE, ma cominciare dalla possibilità di ospitare il Golden Gala, in considerazione anche magari della impossibilità di utilizzare l'impianto prossimi anni per le note vicende di concomitanza con altri eventi.